non troverete nulla di tutto questo. Sei incredibile. Devo confessarti una cosa. Oggi pomeriggio mi ero recato, dopo la mia consueta trasmissione, che tira in onda tutti i giorni sulla 7, dalle ore 11 alle volte 11.04, perché qualcuno fa ritardo, ma poco male. Tra le 11, anche tu hai il tuo Barisoni. Tra le 11, tra le 11 e le 13. Pancani è il tuo Barisoni. Pancani è un'eccellenza italiana da tutelare. Finisci l'orario, hai sforato. Spori anche tu, dottor Pancani. Anch'io sforo. Ogni tanto, infatti, devo chiedere scusa perché sforo anch'io quando c'è il TG alle 13.30. E quindi colgo l'occasione per chiedere scusa agli amici del telegiornale. Ma quando io ho finito oggi la mia trasmissione alle 11.24 in perfetto orario, sono andato in centro perché avevo una serie di colloqui, come il lunedì faccio. Il lunedì è dedicato ai colloqui nei palazzi della politica, dai, insomma, quali colloqui? Che aria tira. No, è culo, altro che colloqui. Vabbè, dai, andiamo avanti. Colloqui. La gente per strada mi hanno fermato in tre chiedendomi come è andata piccolo Dave. Ora io penso che il danno io penso che il danno che tu mi hai creato, tu e quell'altra squinternata, che è un danno che il mio avvocato al ribasso ha valutato attorno al $500,000 di euro, l'ha fatto sulla base di un tariffario, un danno inestimabile praticamente. Ma ne parleremo più avanti. Che per strada mi ha fermato, io stavo andando a colazione in un notissimo ristorante della zona, molto bello peraltro. Non hai pagato tu, ovviamente. Il lunedì è dedicato ai colloqui alla Camera e al Senato. Non hai pagato tu. Non hai pagato tu. Per carità di Dio. E poi paga sempre Pantalone. Il lunedì è dedicato a fare il punto della settimana con deputati e senatori per capire che ti hanno chiamato piccolo Dave per strada. Anche la persona con cui ero a pranzo mi ha detto alla fine: poi però posso dirtelo, piccolo Dave. Io è una vergogna. Più avanti cercheremo di capire come è andata questa visita. Vai. Ultima cosa. Oggi la professoressa Ghisleri sulla. Sabato 19 ottobre, ancora a letto, una visione. L'urologo che ravana con due dita uncino nel culo di Parenzo al suon di inani, su e giù, dottore, deflorare. Un minuto di silenzio a una persona che ha combattuto tantissimo in questi anni, ma che alla fine si è arreso al dito indice dell'urologo. Rialzati, Davide, e combatti di nuovo. Parenzo, sono le 4 di sabato mattina, sono in autostrada e sto lavorando, ma il mio pensiero va a te e a quella visita di oggi. Non combattere oggi, Tigre, perché sennò il dito fa fatica a entrare. Resisti, Tigre! Sono le 6 di sabato 19 e inizio a lavorare e ai miei colleghi ho già comunicato che alle 10 faremo un minuto di silenzio in onore del culo di Parenzo, che verrà deflorato per la prima volta. Grande Parenzo, ti vogliamo bene, ti stringiamo tutti e ti diamo un grosso abbraccio. Ciao Parenzo, dilla la verità, che dopo la visita all'urologo ti si è aperto un mondo. Questa era l'attesa spasmodica per la giornata di sabato. Allora la prima domanda, caro Dave, piccolo Dave, so che tu rifiuti questa definizione che ti è stata data e che ormai ti si è appiccicata addosso con gravi danni reputazionali, come tu hai prima detto. E com'è andata? Com'è stata questa deflorazione? Io come sai non rivelo dettagli per quanto riguarda, io mica sono il Presidente degli Stati Uniti che deve pubblicare la propria cartella sanitaria, mica sono candidato a Washington, mica sono siedo a Palazzo Chigi che devo spiegare, dottore, ai miei elettori e alle mie elettrici come sto. Tutto è perfetto. Ma te lo sto chiedendo. State tutte tranquilli, vi rassicuro, tutto magnifico e tutto perfetto. Non c'è stato nulla di quello che voi immaginate. Qualcosina c'è stata. L'unico appello che voglio fare è la prevenzione, ragazzi. La prevenzione va fatta, fatela, maschi, femmine, uomini, donne, anche ai vostri animali. Sì, ma che se ha detto l'urologo? Questo è importante. Questo è forse l'aspetto più drammatico di tutta la storia. Sì. Sono felice di accogliere nel mio studio il piccolo Dave. Dico, dottore, pure lei è il piccolo Dave.
Ma è una cosa, è ma una cosa. Era felice di essere il primo o no? Questo ha detto. Sì, era felicissimo di dire. È la prima, dico, guarda, è la prima volta. Beh, mi metto nelle tue mani. Sì. Mi metto nelle tue. Sì. Quello è Vannacci. Cosa c'entra Vannacci con l'urologo? Cioè, mica è urologo Vannacci. Io ho detto, mi metto nelle tue mani. E quello dice, grazie. Che cazzo c'entra, grazie? Vannacci, faccio Vannacci. Non penso che sia anche esperto. No, no, non appunto, credo, di non, credo. Non lo so. Ha scritto due libri memorabili. Perché associ i libri di Vannacci all'urologia? Non capisco. No, sei di un maleducato. Voglio dire, voglio sei dire. Insolente. Che cosa sei? Ha detto l'urologo in concreto? Cosa ha detto? Ha detto tutto magnifico, tutto perfetto. Capito? No, circonciso. Ma la deflorazione com'è stata? Diciamo l'atto della ma deflorazione. Non c'è stato, ma non c'è nessuno. Ma sai, non c'è nulla di particolare. Cosa, no, cosa hai trovato? Cosa? Non l'avete mai. Ma cosa vuoi? E infine uscimmo a rivedere le stelle, come diceva il poeta Dante. Il messaggio che voglio dare davvero al di là di quello. Sì, no, ma com'è stato l'inserimento? L'inserimento, ma com'è la stato? Oculistica, perché non mi chiedi? Sono andato anche dall'oculista, perché non mi chiedi come va l'oculista? Ho una diottria in meno, ad esempio, no? Ho una diottria. Ma ha trovato qualche infiammazione? Ha trovato qualche infiammazione? No. È nemmeno tutto piccola, magnifico. Nemmeno piccola. No, è tutto perfetto, però io ho 48 anni. Mi ha detto il tuo quello che mi ha detto uscendo è: guarda, piccolo Dave, il tuo collega Cruciani a quell'età lì rischia tantissimo. Ma vaffanculo. Rischiamo. Sì, ma vaffanculo, sì, sì, sì. Io ha detto, rischia perfetto. Molto. E dovrebbe fare controlli ogni sei mesi, mi ha detto. Sì, ma non ho capito. Ogni, ma ti ha prescritto qualcosa o no? Ti ha prescritto cioè, ma no, dei sali, delle cose di mantenimento, di bellezza. Ha trovato una piccola infiammazione. No, nessuna, niente di particolare, niente di tutto. Ha detto in sostanza tutto perfetto, continua sì, così. Ma l'inserimento, l'inserimento del dito nel buco del culo, com'è stata? Mi fa godere. Ma no, ci sono. Chi è che ha detto così? So, chi è che ha detto ho sentito così? La tua voce. Ho sentito. Ma no. Siete voi che costruite in modo artefatto le risposte. Beh, sono andato dall'oculista, ad esempio, perché non mi chiedi com'è l'oculista? Io ti chiedo dall'urologo, è più interessante. Mi quando, quando hai inserito dentro. Ah, hai risposto, hai risposto, dai, hai risposto, dai, hai risposto. Ti ha fatto un po' godere o no? A un certo no, ma chi è che dice sì, ma sì, sì, no, sì, ma chi, oh, sì, ma chi è che. Ma io. Umberto da Imperia, Umberto da Imperia. Dimmi Umberto, dimmi. Diffamazioni. Dimmi. Ciao, prima di tutto, poi passo l'argomento, ma è stato penetrato dal dito indice o dal dito medio? Questo non l'ha specificato. Questo è interessante. Eh? Che dito ha messo dentro? Scusa. Di solito si mette, credo, il medio, adesso non lo so bene. Ma dimmi. Ma è credo, comunque, io ho chiamato ieri sera per controbattere un attimo quanto ho detto. Qualunque cosa. Fermi, Piero da Roma. Piero da Roma. Chi è quest'Ebete? Chi è quest'altro Emanuele? Ebete con no, Emanuele. Emanuele. Francesco da Venezia. Francesco da Venezia. Buonasera Cruciani. Buonasera Parenzo. Dimmi. Sì. Io ho grande rispetto per la magistratura. Fortunatamente sì. Io non sono stato sempre abbastanza pulito. Sì, non sì. A che va. Però sì. Quando ho visto che abbastanza pulito. Scusa, lei quanti anni hai, abbastanza. Piero? Quanti anni hai tu? Ne ho 63. Ti sei mai fatto mettere un dito nel deretano? Sì. Sì, quando hai fatto. Io era anche. Me l'ho vista una donna qualche periodo fa. Era anche piacevole. Lo vedi? Sì, però. Se... Sì. Che ride. Sì, no, vabbè. Ma sì, se. Vabbè, è un massaggio. Prostatico, sì. Ma sei mai andato. Ma sei mai andato da uno specialista per vedere se la prostata funziona bene? Quanti anni hai? Sì. Ci sono stato. E così funziona. Raga, non c'è scherzate che. Però devi tornare perché dalla voce non ti sento bene. Però devi tornare, secondo me. Cioè, fatti visitare sì. Presto. No, che cazzo ride? Sono pure vicino. Dimmi, Piero. Comunque, io volevo dire: c'ho molto rispetto per la magistratura e la giustizia. Allora. Però quello che ti voglio dire è che quando gli emigrati che hanno riportato in Italia invece da riportarli in mezzo alla strada perché tanto quella alla fine che fa li riportavo qui a Roma ce ne sono tanti soprattutto verso Roma Nord a casa dei magistrati o dei giudici che al posto dei filippini e dei peruviani che gli fanno la pulizia se li mettevano dentro casa e si facevano pure in casa da quella stupidaggine. Questa è l'Italia. No, la stupidaggine a parte male. Rimetteci al tuo. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. No, fermi questo è l'idiota. Fermi questo tutti. È l'idiota. Guarda la fermi, differenza. Fermi.
Piacere, Maggio.